Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Che diavolo sono quei tizi? Leone! Stai indietro, cazzo! Joel! Metti il braccio attorno a me. Sicuro. Joel. Joel! Oh, merda. Joel, dai. Alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza, devi alzarti. Joel! Riley. Ah, sono caduta sul fianco. Cazzo, pensavo mi avessero morsa. Lo so, è stato forte. Non vorrei uccidermi. Non ti vedo da... non so nemmeno da quanto. 45 giorni. Beh, 46 tecnicamente. Vuoi sapere che ho fatto? Fino ad ora ti ho creduta morta. Già. Tieni. Guarda. Non ci credo. Sei ancora in stanza da sola. Ho dormito sotto all'Ese per 3 anni e sai quanto puzzasse quella ragazza. Sei una luce. La conservi ancora? Ma che stai facendo? Voglio evitare che mi becchino in stanza con una luce. Rilassati. Su questo piano non ci sono soldati. Tieni, complimenti. Ehi. Siamo a posto. Siamo a posto? Sono scomparsa e sei arrabbiata. Sì. E ti devo delle spiegazioni. Andiamo via, ti racconto tutto. È quasi mattina e ho le esercitazioni militari. Sai, dove ti insegnano a uccidere le luci. Su, metti i pantaloni e andiamo. Sono una cretina. Forza! Siamo mai finite nei guai? Merda! Ah, dimmi che c'è qualcosa. Ti giro sul fianco. Dio. Per un po' andrà bene. Cerco qualcosa per curarti, ok? Callus,
Dagli un occhio. Vado, ma torno subito. Promesso. Farmacia Weston. Speriamo bene. Avete ingoiato le pillole e lasciato la bottiglia vuota. C'è qualcosa? C'è qualcosa? Thank you.
Andiamo! Lo sapevo. Hanno già preso tutto. Che abbia qualcosa con sé. Cinque a destra, 30 a sinistra, 31 a destra. Ha funzionato. Merda, spore! Se hai intenzione di saltarmi addosso, fallo subito e basta. Cazzo! Non resuscitare. Niente. Ma dov'è? Ah, la chiave. Ok. Oh, cazzo! Porca merda! Perfetto. Una chiave. La farmacia. Andiamo. Yeah.
elicottero militare. Lì ci sarà qualcosa. Resisti, Joel. Ci siamo! Sbrigati! Di qua! Cavolo! Ci è mancato poco, eh? Sei una scheggia! Sono colpita! Grazie! Forza, dai! Saliamo su. Allora, come le hai trovate? Intendi le luci? Sì. Ricordi il soldato che hai morso prima di rubargli la pistola? Sì, me lo ricordo. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta attaccata al culo. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Hai avuto paura? Ero terrorizzata. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo: perché ci hai messo tanto? Mi stava aspettando. E così ti ha arruolata nelle luci? Quasi. Non facciamo della guerra, non sono in te. Non mi fa capire se ti messi davvero alla causa. Andiamo. Filiamo come schegge. Con chi ti vedi in questo periodo? Boh, non saprei. Con nessuno. E che mi dici di Tino e degli altri ragazzi? Come stanno? Riley, quelli sono amici tuoi. Ma tu ci parli? Sì, all'incirca. Già trovato la luce? No, che ridere. Scusa, non volevo offendere i tuoi compagni. Quindi? Ora credi fermamente nella causa? So soltanto... Attenzione, siamo lieti di informarvi che da 30 giorni la zona non registra casi di infezione. 30 giorni un cazzo. La gente si ammala di continuo. Sono contribuito a proteggere la città. Hai incontrato altri infetti? Come parte dell'iniziazione mi hanno fatto uccidere. Senti, possiamo parlare di qualcos'altro? Oh, merda, giù! Oh.
scusa, sono agitata ultimamente. Attenta, è bagnata. E senti, forse dovrei arruolarmi le luci. Ellie, è stata la prima cosa che ho chiesto a Marlene. Ti vuole al sicuro in quella stupida scuola. Io non dovrei neanche vederti. Ma che le importa? Ha paura che io ti cacci nei guai. Cazzate. So cacciarmi nei guai anche da sola. Ah, lo so. Ehi, ti ricordi la prima volta che ti ho portata qui? Che ci facciamo qui, Riley? Ho una sorpresa per te. Cosa? È un dinosauro? Forse. Se è un dinosauro ti perdono tutto. Ancora un po' di pazienza e vedrai. Non ci credo che Winston sia morto. L'hai saputo? Sì. Sai com'è successo? L'hanno visto cadere da cavallo, un infarto o roba simile. Cavolo. Quante persone muoiono per cause naturali in questo mondo? Nessuna che io sappia. Esatto. Vediamo che ci ha lasciato. Sul serio? Ellie, aiutami ad alzarlo. Odio schiacciate. Non finiremo schiacciate, me lo sento. Sai che c'è? Forse ci conviene trovare un'altra via. Sì. Va bene. Ehi, guarda, hai trovato un'apertura. Ok, stai attenta lì dentro. Quando non sto attenta? Riley? Ah! Stronza, è già la seconda volta oggi! Com'è che questo posto ci era sempre sfuggito? Vieni, ho la maschera perfetta per te. Riley... Perfetta! Guarda qua. Che cos'è, una specie di lupo mannaro? Mettila, dai! Che stupida! Sì, cazzutissima! Ruggisci? Roar. Ellie, sul serio. Un cazzo di ruggito! Così!
Vediamo chi altro c'è qui dentro. Wow, guarda quanta roba. La gente comprava questa roba. Non ci si crede. Wow, sei una cretina. Sì. Questo posto è pieno di schifezze così. Da quelle maschere. Cosa? Sono io l'addetta ai vampiri. Io sono il conte Dracula. In realtà è contessa. Io sono la contessa Dracula. Ecco. Veri racconti dell'orrore, una rassegna di mostri e spiriti reali. Gli scheletri sembrano quasi vivi. Vedi quelle auto laggiù? Sì. La rossa è tua, la blu è mia. Lanciamo mattoni. Chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince. Scherzi? Sono la regina dei mattoni. Ok. Chi perde, risponde a una domanda, senza sarcasmo. Che gioco è? Verità o verità? D'accordo, scema, ci sto. Faccio pene! Sì. Concentrati, Ellie. E vai! Due andate! Bang! Sì, cazzo! Diavolo! Guarda, impara! Ben! Sì, ti è piaciuto? Crash! Ha! Cosa? Ultima! Sì! Regina dei cazzo dei mattoni! La mia aveva i finestrini più duri. Sì, come no, sfigata. Ok, ora la domanda. Ho paura. Allora, che dice Marlene di mia madre? Non molto.
Da quanto ho capito, erano amiche già prima dell'epidemia. Ah, ne ha detto che tua madre era un'infermiera. Un'infermiera? Litigavano e discutevano sempre, ma erano molto legate. Ti ricorda qualcuno? Già. Dai, devo farti vedere questa cosa. Ci siamo quasi. Perché siamo venute qui? Questo posto mi dà i brividi. Ricordi quando pensavamo fornissero corrente solo a certe zone della città? Beh? Seguimi. Si scopre che l'intera città ha corrente. Hanno solo spento gli interruttori. Basta riattivarli e siamo a posto. È impossibile che funzioni. Che ti avevo detto? C'è luce in tutto il centro commerciale. Andiamo a scoprirlo. Pronta per lo spettacolo? Aspetta, io... so cosa cerchi di fare. E... sono contenta tu non sia morta. Intendo... è bello essere di nuovo insieme e... non volevo dirlo. Tutto quello che ho detto prima di andarmene... non lo pensavo davvero. Riley, sei una lagna. Hai cominciato tu, stronza! Cavolo. Sei pronta? Sicuro. Cos'è, uno scherzo?